bingo e fugge in bici, rapina alla sala bingo Cristallo a Lido di Camaiore. Un bandito solitario ha minacciato il cassiere con una pistola ed è fuggito con 150 euro. Un defibrillatore al centro anziani di Monte San Quirico, a donarlo l'associazione dei volontari nelle unità locali dei servizi sociosanitari. Una giornata dedicata alla sindrome di Down. Il primo giorno di primavera sarà la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sull'inclusione nella scuola, nel lavoro e nella società civile. Edizione numero 5 della Egon Woman Run torna all'appuntamento ludico e ricreativo dedicato alle donne nella giornata del fiocchetto Lilla. Per lo sport sorride solo il forte, Givi cede anche ad Agliana, il Real Forte batte 2-0 Viareggio nel giorno del ricordo di Stefano Mussi, male Seravezza e anche Givi Borgo con mister Pagliuca che dal campo litiga pesantemente con la dirigenza. Crono squadre, Versilia, Michele Bartoli sul lungomare a 52,2 km orari di media, il miglior tempo in assoluto della 12ª edizione della corsa per amatori, dilettanti e under 23. È stato fatto registrare dai 6 corridori della team Colpack che hanno coperto 31 km in 34 minuti e 46 secondi. Ben trovati da TG Noi, dunque, come avete sentito dai titoli in apertura, questa rapina sabato sera al bingo di Lido di Camaiore. Sentiamo. Armato con una pistola, ha rapinato la sala bingo e poi è fuggito in bicicletta. È accaduto sabato sera intorno alle 21 sulla passeggiata di Lido di Camaiore. Da quanto emerso, il malvivente sarebbe riuscito a portare via circa 150 euro. Il rapinatore, che era a volto scoperto, è entrato nella sala come fosse un normale cliente, ma una volta arrivato al bancone ha minacciato con una pistola il cassiere, intimandolo di consegnargli l'incasso. Sono stati momenti di grande tensione, dato che a quell'ora la sala era molto affollata. Il cassiere ha mantenuto il sangue freddo e ha consegnato all'uomo, un italiano sulla quarantina, circa 150 euro. Afferrato il denaro, il rapinatore è uscito dal bingo e, inforcata la bicicletta con cui era arrivato, si è dato alla fuga. Appena fuori è scattato l'allarme e sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato le indagini sentendo le numerose testimonianze degli avventori e del dipendente del bingo per risalire all'identità del rapinatore ciclista. E nella mattinata di domenica i vigili del fuoco hanno soccorso un uomo di 74 anni, residente a Badia di Cantignano, che è caduto dal ponte lungo la strada che conduce alla Pieve di Vorno. Ad accorgersi dell'accaduto alcuni passanti che, sentendo i lamenti dell'anziano, hanno allertato i soccorsi. Sul punto è giunta quindi un'ambulanza e una squadra di vigili del fuoco che, calati nel torrente, dopo aver imbracato l'uomo su una barella, lo hanno affidato ai sanitari. L'anziano è stato trasportato con un grave trauma toracico all'elisoccorso, che lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale di Cisanello. E con una bella cerimonia è stato donato un defibrillatore al centro anziani di Monte San Quirico. L'impegno e la buona volontà dell'AVULS, l'associazione per il volontariato nelle unità locali dei servizi sociosanitari di Lucca, sono stati premiati con una bella mattinata di festa al centro anziani di Monte San Quirico. Una mattinata che ha visto la partecipazione molto sentita alla cerimonia di consegna del nuovo defibrillatore, che rende una struttura importante e ritenuta sensibile come la residenza alle porte di Lucca finalmente cardioprotetta. L'AVULS Centro Anziani ha infatti deciso di destinare le proprie risorse per l'acquisto di questo apparecchio salvavita, che le infermiere potranno usare nella sfortunata eventualità che ce ne fosse bisogno in attesa dell'arrivo dei soccorsi. La giornata è stata introdotta dal cardiologo Giovanni Paterni, che ha spiegato l'importanza del defibrillatore. Poi, dopo la benedizione da parte di Don Giampaolo, cappellano dell'ospedale San Luca di Lucca, la mattinata è stata allietata da una breve interpretazione leggera della compagnia amatoriale di Santa Maria a Colle. E andiamoci adesso ad occupare di due appuntamenti per la prossima settimana che verranno impegnato il nostro naturopata Mario Pardini in due conferenze. Anche nella nostra provincia ultimamente è scoppiato l'interesse per la cultura e la conoscenza legata al mondo della botanica e più esattamente all'utilizzo degli erbi spontanei come alimento o come rimedio a qualche piccolo malessere. Nel passato la conoscenza di questi erbi era cosa comune, però purtroppo in questi decenni si è persa quasi completamente questa antica conoscenza.
Noi TV in questi anni ha dedicato servizi e trasmissioni a questo argomento, avvalendosi di esperti sia di livello scientifico che di conoscenza popolare. Tra questi c'è Marco Pardini, un'eccellenza assoluta in grado di rapportare le essenze botaniche all'utilizzo tradizionale e curativo, senza mai tralasciare, quando è necessario, il loro rapporto con la storia. Oggi sono tante le associazioni che organizzano incontri e passeggiate alla riscoperta del nostro passato. Sono molte le associazioni culturali, le scuole, gli enti che mi chiamano per sostenere, per appunto realizzare conferenze, lezioni. Per gli appassionati vi segnaliamo due appuntamenti con la presenza di Marco Pardini. Lunedì 18 marzo alle 16 a Palazzo Ducale per un incontro organizzato dalla Unidel e mercoledì 20 a cura dell'Associazione Cesare Viviani alla casermetta Santa Maria, a conferma del grande interesse che c'è su questo argomento. Secondo me il segreto per l'interesse così ampio che c'è sulle erbe è anche per un modo di raccontarle dove si insegna etimologia, tradizione locale, quindi tutti i temi dell'antropologia culturale, usi, costumi, da dove veniamo, cosa ci hanno fatto i nostri antenati con le piante e come ancora oggi ci danno la possibilità le erbe di affrontare argomenti apparentemente diversi tra di loro, storia, miti, leggende, medicina, gastronomia e è tutta un'emanazione di amore per il nostro territorio. Nei giorni scorsi a Palazzo Ducale è stato presentato il programma degli eventi in occasione della giornata mondiale per la sindrome di Down che ci sarà il 21 marzo prossimo. Il primo giorno di primavera, il 21 marzo, coincide con la giornata mondiale sulla sindrome di Down. La scelta della data non è casuale, la sindrome infatti è detta anche trisomia 21. Quest'anno la giornata dal titolo Leave No One Behind ha come tema e filo conduttore l'inclusione delle persone con sindrome di Down nella scuola, nel lavoro e più in generale nella vita sociale. Sono state fatte tante cose, vorremmo appunto lavorare ancora di più sugli aspetti e sollecitare le amministrazioni, le istituzioni, la scuola, eccetera, anche le famiglie, perché questo pensiero paralizzante che per i ragazzi con le sindrome di Down non sia possibile vivere una vita come gli altri, deve assolutamente sciogliersi all'interno della famiglia. Il programma degli eventi sarà suddiviso tra le tre associazioni che maggiormente si occupano della tematica. L'associazione Down Lucca, in collaborazione con i comuni di Lucca e Capannori e con l'azienda US Toscana Nord-Ovest, entrerà nelle scuole con un concorso artistico dal titolo E tu come mi vedi? Legato al racconto Lea va a scuola, la storia di una bambina con sindrome di Down alle prese con il primo giorno di scuola. L'ONLUS L'amore non conta i cromosomi organizza invece due appuntamenti. Giovedì 21 al ristorante Satura lo chef Cristiano Tomei proporrà un laboratorio di cucina, mentre domenica pomeriggio al centro Il Girasole di Santa Maria a Colle ci sarà un laboratorio di lettura. Infine, Andare oltre si può organizza la sesta edizione del più grande selfie d'Italia. Centinaia di persone in tutta Italia pubblicheranno un selfie su Facebook o Instagram con un pensiero accompagnato dalle hashtag Il più grande selfie d'Italia, WDSD18 e AOSP18. E nei prossimi giorni un altro importante appuntamento a Lucca torna infatti per il 10° anno consecutivo Lucca Anziani. Taglia il traguardo dei 10 anni Lucca Anziani, l'evento organizzato dall'omonima associazione che si svolgerà dal 22 al 24 marzo nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte. Come ogni anno, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, Lucca Anziani offrirà la possibilità di effettuare check-up medici gratuiti. Molti, infatti, gli specialisti del settore che saranno presenti nelle sale del Palazzo di Piazza San Martino. Accanto alla parte relativa agli esami, ci sarà quella convegnistica, con i maggiori esperti in geriatria che si incontreranno per due giorni, affrontando tematiche che andranno dalla cura del diabete alla demenza, dalle infezioni alla cardiologia, fino ad arrivare alla nutrizione e alla gestione del dolore. Soddisfatto per il traguardo dei 10 anni, il presidente dell'associazione, Corrado Guidi. Ora, l'altro giorno su un giornale dei medici ho visto che hanno pubblicizzato una cosa simile fatta a Roma ora. Insomma, erano 10 anni che si fa e questi qui, insomma, lì c'è una grande cosa. E grande cosa l'abbiamo già cominciato a fare 10 anni fa noi. E quindi mi pare che sia una cosa molto importante
perché ci si ritrova con geriatri veramente di altissimo, e nessuno dice di no, vengono tutti volentieri. Lucca è bella e quindi è facile riuscire. La Banca del Monte ci dà la sede, e che per noi è una cosa molto importante, perché altrimenti sede a Lucca non ce ne sono tante che si può fare una cosa del genere. Per in occasione della giornata del fiocchetto rosa, fiocchetto lilla, scusate, tornerà l'edizione, la quinta edizione della Egon Woman Run. Conferenza stampa all'Ego Wellness Resort di Sant'Alessio in occasione della giornata del fiocchetto lilla, con la presentazione della quinta edizione dell'Ego Women Run. Nel mese marzo dedicato per antonomasia alla donna è stata rimarcata l'importanza del movimento nell'equilibrio psicofisico della persona per la salute e il benessere. Torna dunque l'edizione numero 5 dell'Ego Women Run, appuntamento ludico motorio ideato da Ego Wellness Resort in collaborazione con Lucca Marathon. L'evento è a scopo benefico, il ricavato verrà devoluto all'associazione Silvana Sciortino, che si occupa di prevenzione di tumori al seno, e all'associazione H Lucca Onlus, la cui attenzione è rivolta a tutti i disturbi alimentari e alle relative, talvolta anche gravi, patologie. Ai nostri microfoni Simona Piraino, presidente di H Lucca Onlus, e Marina Malfatti, team manager di Ego Wellness Resort e dunque nella veste di padrona di casa. H Lucca Onlus si occupa proprio di prevenzione e cura di questo tipo di patologie, che coinvolgono a livello mondiale il 90%, nella percentuale del 90% le donne. Quindi ringraziamo la Ego e chiediamo a tutti di sostenere questa iniziativa, perché sostenere la Ego Women Run vuol dire sostenere l'associazione H Lucca e l'associazione Silvana Sciortino. E cercheremo di sensibilizzare il più possibile le donne della nostra città, della nostra comunità, sia sulla prevenzione di quello che sono tutto il mondo, ovviamente della parte dei tumori al seno e non solo, quindi sostenendo l'associazione Silvana Sciortino, e ovviamente da ben insomma 2 anni collaboriamo con l'associazione H Lucca Onlus. Detto che l'Ego Women Run si svolgerà domenica 31 marzo e che sono 500 i pettorali a disposizione, va segnalata la bella sorpresa per tutti i fruitori della Ego, che nella giornata dedicata al fiocchetto lilla hanno trovato sugli specchi del centro benessere messaggi e frasi di sensibilizzazione alla prevenzione dei disturbi alimentari. Termina qua la prima parte del TG Noi, una breve interruzione pubblicitaria e poi la pagina sportiva.